Durante una passeggiata in famiglia, una coppia con la loro figlia di 3 anni e i cani ha scoperto un neonato abbandonato sotto il sole cocente in Texas, vicino Bear Creek. Il piccolo, ancora attaccato al cordone ombelicale, era avvolto in un asciugamano. Daniela Fedele, testimone dell'accaduto, ha raccontato alla TV locale KHOU: "Ho notato 2 piedini che si muovevano e ho urlato a mio marito: 'Oh mio Dio, un bambino, un bambino!'". Il marito ha immediatamente contattato i servizi di emergenza che hanno portato il neonato all'ospedale. Nonostante le temperature record di circa 35 gradi, il piccolo è stato dichiarato in condizioni stabili. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la coppia a correre verso un piccolo ponte pedonale bianco dove il bambino era stato lasciato. Un altro filmato mostra un giovane maschio ispanico, bianco magro, che depone qualcosa a terra prima di scappare. L'ufficio dello sceriffo della contea di Katy ha dichiarato che dopo le cure mediche interverrà l'Agenzia dei Servizi di Protezione dell'Infanzia del Texas. Il responsabile dell'abbandono, sospettato di essere un giovane ispanico o bianco con capelli neri, potrebbe affrontare gravi accuse. Lo sceriffo Ed Gonzales ha lanciato un appello sui social network: "Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Cerchiamo informazioni su un giovane maschio magro di carnagione chiara con capelli neri che teneva in braccio il neonato avvolto in un asciugamano. Indossava una camicia nera, forse pantaloni grigi".